Oracle è una multinazionale americana leader nell'information technology, quindi offre soluzioni nel campo dell'information technology che spaziano dal mondo delle applicazioni fino a passare al software di base, siamo molto famosi per il database ovviamente, fino ad arrivare all'hardware come da recenti acquisizioni. Solo per dare un ordine di grandezza a chi ci ascolta, quanto è l'investimento che per esempio fai in innovazione e nuove tecnologie Oracle? Oracle investe tantissimo in ricerca e sviluppo, in questo momento credo che sia attorno al 14% del nostro fatturato, quindi stiamo parlando di circa 4 miliardi di dollari l'anno. Il suo cognome dovrebbe quasi parlare chiaro, cioè sostanzialmente credo sia napoletano e pare insomma sia nato e vissuto, e questo ovviamente le fa onore, pare sia nato e vissuto proprio diceva prima nel corso della tavola rotonda, proprio diciamo qui vicino a Bagnoli, quindi l'industria pesante sa che cos'è e dell'industria pensante si occupa come primo attore. Ecco, è vero che questa industria pensante può fare da traino questo territorio che dell'industria pesante oramai non può più vivere? Sì, è vero, io vengo da, sicuramente sono un classico esempio, l'esempio ideale per il passaggio da industria pesante. Ho giocato per tanti anni qui a Coroglio, quindi proprio nei periodi di massimo fulgore degli scarichi di Talsider, Cementir, tutto quello che c'era, quindi conosco bene quel mondo, l'ho vissuto. E sull'industria pesante, devo dire la verità, in questo momento, pensante, scusami, c'è sicuramente una capacità da parte dell'azienda dell'IT in generale di essere in grado di fungere come abilitatori tecnologici. In questo momento le aziende come la nostra sono il collante tra chi deve sviluppare delle idee e molto spesso chi invece ha delle esigenze da portare avanti a livello progettuale e quindi produrre innovazione. E su questo noi siamo particolarmente interessati e spinti a favorire questa innovazione secondo due direttrici che fondamentalmente sono: l'una, cercare di trasferire il know-how tecnologico che noi abbiamo in casa e quindi la possibilità di organizzare formazione e quindi aiutare gli studenti, i giovani, i neolaureati, l'università di ricerca attraverso quelli che noi chiamiamo dei campus o dei centri di competenza dove formiamo le persone per aiutarle a conoscere questa tecnologia e spingere nell'innovazione per implementare progetti. Secondo, cercare di rendere fattive le idee che ci sono, aiutandoli un po' anche a sviluppare, secondo le metodologie standard, quello che poi rappresenta il business plan, che è sempre stato un po' una peculiarità un po' difficile per un italiano riuscire a mettere in piedi un business plan e un execution plan che abbiano senso e che producano effettivamente business e le idee che ci sono da produrre. Gli italiani di italianità, tutti quanti i principali player delle nuove tecnologie, quindi insomma quella che le rappresenta e molte altre, quando parlano appunto di Italia, quando vengono in Italia c'è un problema grossissimo dato dal referente diciamo istituzionale, molto spesso appunto dalla cosiddetta burocrazia che poi significa tantissime cose. Lei può confermare questa voce, insomma, o luogo comune? No, noi viviamo come altre realtà in Europa, non siamo gli unici in Italia, abbiamo una burocrazia abbastanza invadente che a volte stoppa alcuni progetti e delle idee da portare avanti e molto spesso ci siamo ritrovati anche noi in realtà che hanno, perché dall'altro lato dovremmo formare anche persone nella controparte di chi vuole mandare avanti dei progetti di innovazione, lato pubblica amministrazione, a recepire certi messaggi, a capire cosa significa un concetto di execution plan o di business plan o di sviluppo di un'idea. Molto spesso noi ci troviamo una controparte che è legata a fattori burocratici, magari non lo fa neanche per cattiveria, ma le regole sono queste e molto spesso diciamo anche chi produce idee può trovare un ostacolo in un meccanismo di gara. Perché è ovvio che nel momento in cui io produco un'idea e poi dopo devo andare a gara, perdo la mia capacità di essere innovativo, di trarre vantaggio dall'idea che sto rappresentando. Cioè, bisogna di rivoluzionare il sistema delle regole per poter poi diciamo esplodere dal punto di vista dell'industria pensante, per tornare all'inizio. Ma io non credo che sia proprio una rivoluzione del sistema, forse è pure una capacità di confronto, più apertura mentale tra chi produce innovazione, tra chi mette a supporto e dà la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici e chi dall'altro lato deve riuscire a realizzare nel contesto, passare le esigenze e nello stesso tempo riuscire a capire in che maniera può favorire questo sviluppo. Quindi secondo me è più una questione di tavoli di confronto che poi aiutano a scavalcare i vari ostacoli. Se si è insieme e si fa squadra, lo diciamo anche prima nella sessione, e si riesce poi a produrre veramente dei risultati positivi.